mi occupo di servizio scuola da circa 11 anni, e però il servizio scuola possiamo dire che è nato con l'istituto di ortofonologia, perché esiste da sempre. Per noi la collaborazione con le insegnanti è sempre stata considerata una risorsa fondamentale a sostegno del processo terapeutico del bambino. Questi sono un po' dei dati rispetto a quanti bambini abbiamo in carico presso l'istituto, e sono oltre 800. Abbiamo 5 persone che si occupano del servizio scuola, 2 le abbiamo ascoltate ieri per quanto riguarda il coordinamento dell'autismo, poi ci sono io e altre 2 colleghe. Quello che noi offriamo ai bambini che seguiamo in terapia sono 2 incontri annui nelle scuole, e poi abbiamo una rete di dati telefonica settimanale. Per noi questa è veramente considerata una grande risorsa, perché ci consente di limitarci non soltanto all'incontro al cosiddetto GLH, dove c'è il sostegno, l'incontro a scuola che avviene 1 o 2 volte, ma proprio ci consente di dare una continuità al lavoro che svolgiamo insieme con gli insegnanti. Allora, qual è lo scopo, diciamo, di questo incontro a scuola? Il primo passo è sicuramente quello di confrontarsi con sulle rispettive visioni che ognuno di noi ha del bambino. Spesso la prima cosa che gli insegnanti mi chiedono è: ma qual è la diagnosi? Che diagnosi ha questo bambino? E io lì mi fermo un attimo e ci tengo proprio a dire loro: ok, adesso io vi spiego il bambino, che è un'altra cosa, perché il bambino esiste al di là della diagnosi. E quindi poter riflettere insieme su quello che il bambino ci porta è sicuramente una risorsa, come dire, più proficua per noi, perché ci fa puntare l'attenzione non tanto su quelle che sono le difficoltà del bambino, ma su quelle che sono le sue aree di potenzialità. E poi è anche molto importante per me capire come dire, cosa le insegnanti pensano di quel bambino, cosa sentono, no? Perché anche loro si fanno un'idea, è importante capire qual è questa idea e soprattutto in che modo quel bambino è stato accolto nelle sue difficoltà all'interno della scuola, perché purtroppo io so che qui ci sono anche molte insegnanti e mi stanno anche ascoltando da casa, e non sempre le insegnanti di sostegno sono insegnanti qualificate e quindi spesso si trovano a che fare con bambini che non sono poi così facili. Quindi diciamo, il poter arrivare anche ad una visione reale del bambino ci permette proprio di entrare in empatia con quel bambino, di cercare di capire che cosa ci sta portando, cosa ci sta comunicando e come ce lo sta comunicando. Perché finché noi non riusciamo ad avere un quadro chiaro di chi abbiamo di fronte, fatichiamo anche a capire cosa dobbiamo fare, no? Perché tante volte anche, diciamo, gli insegnanti si aspettano che io vado lì e subito do delle indicazioni su come fare, come relazionarsi, che cosa fargli fare per farlo stare fermo, no? E questo io sì, posso anche avere una valigetta degli attrezzi, però poi bisogna capire come utilizzarli, no? E soprattutto io voglio utilizzare quelli dell'insegnante, perché ogni insegnante ha delle grandi risorse e una grande creatività, perché loro hanno a che fare con tanti tipi di bambini, quindi diciamo il mio obiettivo è quello poi di sviluppare insieme a loro quelle che sono le loro risorse creative rispetto a una didattica, ma anche rispetto a un piano relazionale. Quindi questa possibilità di spiegare il bambino alle maestre senza chiudersi nella diagnosi, penso che abbia proprio a che fare col tema del convegno, di cui anche tutti gli altri miei colleghi e di cui si è parlato anche nei giorni precedenti. Quindi sintonizzare l'insegnante sul bambino. Adesso vi vorrei riportare un esempio. Purtroppo non ho come video né foto né niente, perché è molto difficile questo, perché non è facile riportare dei video di bambini all'interno delle scuole, però spero di riportarvi un po' qual è questa esperienza avuta insieme a una scuola di questo bimbo, che era stato iscritto 2 anni fa alla sezione ponte della scuola dell'infanzia, ma a causa di difficoltà relazionali è stato richiesto il sostegno. Ovviamente non è stato richiesto soltanto per queste difficoltà relazionali, ma anche perché quello che ci riportava era anche un ritardo nell'acquisizione del linguaggio, una tendenza alla dispersività con reiterazioni e stereotipie,
comportamentali ed espressive. In più il bambino utilizzava ovviamente maggiormente il canale gestuale piuttosto che quello del linguaggio. Lo scorso anno viene inserito alla scuola dell'infanzia in una classe omogenea di 3 anni con il sostegno. Inizia allo stesso tempo la terapia presso l'istituto e così inizia la nostra collaborazione con le insegnanti. Il primo incontro che ho avuto a scuola, di solito io ce l'ho verso ottobre-novembre, il primo incontro, e la fase iniziale di inserimento, riportatemi degli insegnanti, era una fase di inserimento molto difficile per via della separazione del bambino dalla mamma al momento dell'ingresso a scuola. Diciamo che questa poi è cominciata ad avvenire ovviamente con pianti e grida del bambino che faticava ad entrare. Una volta in classe poi riusciva a calmarsi dopo una ventina di minuti e prendeva un gioco e si isolava. Quindi con i compagni era praticamente impossibile avvicinarsi perché era molto aggressivo e quindi ha iniziato a manifestare tutti questi atteggiamenti aggressivi, provocatori e oppositivi che aveva anche a questa sezione ponte, diciamo, dove hanno fatto poco, diciamo, alla fine gli insegnanti, un po' anche per carenza di risorse. Quindi, diciamo, quando ci siamo incontrate, quello che loro mi hanno riportato, erano un po' spaventate, no? Perché quello che mi stavano chiedendo era: ma fino a che punto ci possiamo spingere? Fino a che punto noi possiamo forzarlo, no? E ho detto: beh, forse dobbiamo cambiare un po' il termine dal forzare ad accompagnare. E quindi diciamo che siamo partiti dal primo passo, che è quello di instaurare una relazione significativa e di fiducia con l'insegnante di riferimento. Ovviamente in questo caso si è utilizzata l'insegnante di sostegno per creare questo rapporto di fiducia, proprio perché il bambino ha bisogno di un ponte per poter poi arrivare successivamente ai compagni. Quindi abbiamo deciso e concordato di lavorare sulle regole e sul ritmo della routine della giornata e abbiamo visto che il bambino riusciva a stare lì dove aveva un adulto fermo, dolce e contenitivo. Quindi aveva bisogno di dolcezza, di accoglienza, ma anche di molta fermezza. Aveva bisogno proprio di limiti, perché era perso. Quindi il bambino ha iniziato poco alla volta vi parlo che sono tempi di 3-4 mesi, non stiamo parlando di settimane, però poco alla volta ha iniziato ad arrivare a scuola, posare lo zaino, togliersi la giacca, mettersi il grembiule, cosa che invece a casa non si riusciva a fare. Perché diciamo il servizio a scuola come raccordo e anche rispetto alla famiglia, e noi la famiglia la stavamo seguendo in counseling, però i genitori avevano molte difficoltà a contenere questo bambino, sai, proprio non riuscivano ad essere fermi, contenitivi, e quindi il bambino decideva sempre lui, faceva quello che voleva lui, si alzava da tavola ogni volta che stava a mangiare, la mattina non c'era verso di mettergli il grembiule. Quindi, insomma, sostenute dal fatto che comunque noi abbiamo preso in carico il bambino, e non solo il bambino ma anche i genitori, abbiamo detto ok, però cerchiamo di creare un ambiente, visto che il bambino passa gran tempo della sua giornata a scuola, cerchiamo di crearglielo qui dove lui possa appoggiarsi. E così è stato, quindi il bambino inizialmente prendeva il gioco e si isolava, però abbiamo cercato di osservare e di stare stare attenti alla curiosità del bambino, a che cosa si interessa il bambino quando le insegnanti svolgono le varie attività. Alla fine vedevamo che lui alzava leggermente lo sguardo quando si facevano le canzoncine o quando si raccontavano le storie, anche se le storie resisteva molto poco. E allora abbiamo deciso di utilizzare anche le marionette. Proviamo a mettere una parte esperienziale un po' più viva, diciamo, e abbiamo visto che questo lo interessava di più. Quindi l'abbiamo lasciato entrare con il gruppo di compagni e riuscire nel momento in cui lui non ce la faceva più, però ha cominciato ad entrare ed uscire. Successivamente abbiamo proposto anche un'altra cosa, del trovare un'altra aula dove non ci fossero tutti questi stimoli di giochi che il bambino aveva lì nella classe e dedicarci esclusivamente a un laboratorio di danza gioco, dove i bambini si mettevano in cerchio e le maestre, come dire, guidavano un pochino questa danza con musica, con gestualità. E allora, chiamo questo bambino Luca, anche se non è il suo nome, per dargli un nome, altrimenti ripetere sempre questo bambino mi sa tanto di impersonale.
Quindi diciamo che Luca si metteva un pochino all'angoletto con queste mani in bocca e con le dita nel naso, ma poco alla volta si sentiva proprio questa sua voglia di voler partecipare, cioè aveva il corpo che si muoveva verso e poi si ritirava, si muoveva verso e si ritirava. E ha cominciato a sorridere, perché questo era un bambino con un basso tono dell'umore, è un bambino triste. Si vedeva proprio che quando stava all'isolato e giocava con le sue cose, coglievi una presenza sua, quindi non era un isolamento, come dire, no, proprio veramente di... era attento agli altri, quindi era come... cioè, abbiamo cercato, ho cercato di mettere gli insegnanti proprio su questo livello empatico, di capire la frustrazione del bambino, di rimanere solo quando i suoi compagni giocavano, si divertivano, sorridevano e si relazionavano. Insomma, poco alla volta, dopo 6 mesi, quindi parliamo di marzo-aprile, il bambino ha cominciato a entrare in questo cerchio, ha cominciato a entrare nel cerchio e ha cominciato a ripetere le mosse che facevano gli altri compagni e ha cominciato a sorridere. Questo poco alla volta ha consentito all'insegnante, una volta poi rientrato in classe, di cominciare a fare quel lavoro di ponte tra lui e il compagno, quindi abbiamo cominciato a inserire prima un compagno, abbiamo cercato di individuare chi fosse il compagno ideale, inizialmente abbiamo scelto una bimba, che solitamente le bimbe sono sempre molto più, come dire, non dico accoglienti, proprio tranquille, insomma ben disposte ad accogliere il bambino in difficoltà. E quindi Luca ha cominciato anche a dire, ad esprimersi di più con le parole, perché anche questo non era... è sicuramente un'incapacità, un disturbo espressivo del linguaggio, però era anche molto pigro, cioè tendeva proprio, preferiva utilizzare il gesto perché era meno frustrante per lui, e invece ha cominciato a tirar fuori le paroline e soprattutto a partecipare nelle filastrocche, gli piaceva tanto cantare e se le era imparate tutte. Quindi questa è stata veramente una grande soddisfazione. Ovviamente tutto quello che io vi racconto, c'è stato l'incontro iniziale proprio di come dire, pianificazione del lavoro, di appunto confronto sulle visioni del bambino, però poi c'è stato tutto questo, questi contatti telefonici che noi abbiamo avuto nel corso dell'anno, dove ancora veramente ricordo quando l'insegnante mi ha chiamata e dicendomi: dottoressa, le devo dire soltanto questa cosa, no, le volevo comunicare che Luca ha giocato con un altro bambino il quale gli ha tolto il gioco dalle mani e lui l'ha guardato e gli ha detto è mio e se l'è ripreso. Cioè, questo è stato veramente un emozionante, no? Perché dici finalmente il bambino, come dire, non ha avuto il bisogno di passare alle mani o di passare all'azione per, come dire, far vedere che io esisto. Io esisto, questo è mio e me lo riprendo e te lo dico, no? Te lo esprimo verbalmente. L'ultimo incontro di giugno è stato un po' un incontro conclusivo. Vi devo dire che poi nel momento in cui il bambino si è aperto, diciamo, all'altro, quindi la relazione con i compagni, con alcuni di loro, ha cominciato a svilupparsi, in questo anche la famiglia ci ha aiutato, è riuscita, come dire, a collaborare nel portarlo a delle feste, perché questo bambino in realtà era un bambino poco stimolato, un bambino che ha sempre giocato da solo a casa, si relazionano sempre molto poco, quindi vedeva più questi bambini, loro vivono in un paese, insomma, spesso i paesi in questo non aiutano, no? Perché ognuno ha il proprio giardinetto, invece le città hanno i parchi e comunque c'è più possibilità di incontrarsi. E quindi la mamma si era anche, come dire, finalmente vedere il proprio bambino che comunque entrava a scuola e giocava con i compagni, le ha consentito anche di portarlo alle feste e non solo. Hanno anche invitato 2 compagni a casa, il che poi è andata benissimo, quindi questo bambino veramente si è come proprio riaperto a, viene da dire, anche non solo al mondo, cioè al mondo sì, alla relazione, proprio ha cominciato a vivere la vita di un bambino di 3 anni. Adesso lui frequenta il secondo anno della materna. E, quindi ecco, il servizio scuola è veramente, a volte lo considero un counseling che noi andiamo a fare a scuola. No, cioè abbiamo il counseling genitoriale e noi facciamo il counseling alle insegnanti, perché le insegnanti oggi sono molto sole e poter andare lì e poter dare il nostro sostegno, poterle dare la possibilità di confrontarsi e di attivarsi nella loro creatività, penso sia veramente
una grande ricchezza per loro ma anche per me, perché io ho 11 anni che sto in questa scuola, seguo più o meno 250 bambini di coordinamento, beh, penso che ne ho visti parecchio, ma soprattutto ho incontrato moltissime insegnanti da cui ho preso tante cose, devo dire tante cose che mi sono anche poi rivenduta quando sono andate ad altri GLH, perché hanno veramente, alcune hanno delle idee veramente belle, creative e di facile riutilizzo poi in altri contesti. Per concludere con questo bambino, vi voglio dire che un'altra cosa che è stata bella all'ultimo incontro che abbiamo avuto a giugno è che quando hanno cantato La bella lavanderina, il bambino si è girato verso la compagna, l'ha abbracciata e l'ha baciata. E questo è stato proprio, no? Quindi ecco, io devo dire che dopo tutti questi anni che mi occupo di servizio scuola non mi stanco mai e vi assicuro che sono una persona che sono poco costante. Invece c'è qualche cosa che mi prende proprio a livello passionale del lavoro che faccio, veramente ogni volta è un'avventura e riscoprire veramente questi bambini, avere l'opportunità di lavorare con questi insegnanti per me è una grande ricchezza. E vi parlo da ex insegnante di sostegno, perché prima di entrare nell'istituto io svolgevo questo lavoro, quindi per me mi è stata data proprio la possibilità di mettere insieme queste mie due grandi passioni facendo il servizio a scuola. E, io non so quanto tempo ho, perché c'è poco. Volevo chiudere in bellezza, no, nel senso che poi c'è anche tutto un po' l'aspetto della pianificazione. Mi sono persa con le slide, ma lo sapevo, vedete, non sono tanto. Ecco. Volevo dire giusto due parole sul un altro aspetto del servizio scuola, che è quello di appianare eventuali disaccordi e incomprensioni scuola-famiglia e riappropriare ciascuno dei propri ruoli. Ecco, questo penso sia una cosa molto importante, perché l'insegnante non può fare il genitore e il genitore non può fare l'insegnante. E dicendo questo mi rivolgo in particolar modo ai bambini frequentanti l'ultimo anno di materna, a cui viene richiesto delle competenze che ancora non gli competono. No, il terzo anno di materna è il terzo anno di materna, non è la prima elementare. E questo spesso invece quello che avviene, questo mi è successo anche in uno degli ultimi GLH della scorsa settimana, in cui neanche iniziata la scuola, che questo bambino, che tra l'altro ha recuperato tutto il rapporto relazionale, ha cominciato a svolgere delle attività, veramente un bambino che stava andando molto bene, come mi sono seduto ho percepito una tensione, c'erano la mamma e il papà, l'insegnante di classe e l'insegnante di sostegno nuova, quindi non era quella dello scorso anno, e questa insegnante la vedevo un po' in difficoltà, no? Dicendo, l'abbiamo inserito comunque nel gruppo dei 5 perché adesso dobbiamo lavorare un po' sul pregrafismo, sui tempi attentivi, dobbiamo aumentare questi tempi attentivi. Ho fatto, bene, e come avete pensato di farlo? Ho fatto, adesso noi stiamo lavorando molto sul racconto storie e poi i bambini devono disegnare quello che hanno compreso della storia. E lui che cosa fa in tutto questo? Chiamiamolo Gianni. Gianni sì, si mette lì, però è molto veloce, poi finisce subito, però a quel punto noi diciamo no, devi aspettare perché devi cominciare a capire che devi stare seduto, ci sono dei tempi d'attesa e allora ho detto allora quindi per aumentare i tempi attentivi cosa facciamo? Lo facciamo stare seduto dopo che lui comunque ha finito a modo suo, in maniera incompleta o perché comunque sicuramente ha ancora delle difficoltà dal punto di vista grafico. E lei mi guarda come... che mi sono voltata verso la madre, ho fatto, signora, che succede? Dice, no, questo bambino, non esiste, perché se lui non comincia adesso, come fa ad andare all'elementare? Il prossimo anno dovrà stare 8 ore in classe, perché lui farà il tempo pieno? Ho fatto... Allora lì capite bene che c'è proprio, fare un passettino indietro, no? Perché il bambino, nel momento in cui è stato messo di fronte a queste richieste eccessive, ha ripreso a prendersi il gioco e a portarselo ovunque, non ci si staccava, ha cominciato ad avere degli atteggiamenti regressivi che aveva magari gli anni precedenti. E allora ha detto, noi dobbiamo ascoltare quello che il bambino ci porta, no? Per volte i bambini fanno 2 passi indietro per poi farne 4 in avanti. E se noi non gli permettiamo di fare quei 2 passetti indietro, magari poi va ancora più indietro. Quindi insomma il lavoro in quel GLH è stato soprattutto proprio di cercare di creare un'armonia tra scuola e famiglia, perché tante volte le insegnanti lavorano anche male perché questi genitori assillano, no? Perché vogliono che leggano, perché vogliono, guarda il mio bambino già scrive, guarda il mio bambino già legge, come se poi alla fine l'apprendimento è dato solo dalla letto scrittura.
Invece alla materna ci sono talmente tante cose, talmente c'è la possibilità di spaziare con la creatività nel creare lavori interessanti, di aumentare i tempi attentivi con la motivazione. Io nel caso specifico avevo consigliato proprio di tornare un pochino indietro e mi dispiace, darò parte, ieri hanno presentato tutto il lavoro di olofonia, no? Dove c'è il racconto storie e già dove viene dato, diciamo, l'immagine dell'ambiente con i personaggi, no? E io questa è una cosa che utilizzo molto, no? Perché spesso a dei bambini con difficoltà grafiche richiediamo subito di disegnare, che è vero che devono farlo perché è importante lo schema corporeo, però a volte dargli anche un qualcosa di semistrutturato dove loro possono appoggiarsi e poi completarlo anche con una parte di disegno gli dà anche una soddisfazione diversa, perché si confrontano con l'altro disegno dei compagni che magari sono più bravi, però anche loro hanno qualcosa che però, no? E allora la motivazione parte proprio da questo, dal piacere del fare le cose. Quindi io invito veramente soprattutto le insegnanti della materna proprio a ritrovare innanzitutto voi il piacere del fare le cose e la creatività proprio, perché siete molto creative. E poi questo, logicamente oggi ho parlato soprattutto della fascia 0-6 anni, mi dispiace perché oggi si parlerà dei disturbi d'apprendimento e più o meno il senso degli incontri a scuola è lo stesso, quello che cambia sono poi gli accordi e la collaborazione dal punto di vista didattico e non solo per i bambini con 104 e quindi con sostegno, ma soprattutto per bambini inseriti in questi benedetti BES, e che quindi oramai queste classi così diversificate portano gli insegnanti a dover adottare delle modalità proprio di approccio che sono molto più, come dire, no, personalizzate un po' per tutti. E magari avremo modo di parlarle in un'altra sede. Adesso concludo così e vi ringrazio e buona giornata.